ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi non posso, io quando vedo certe cose, ragazzi, non posso non farci sopra un video, perché è giusto che anche voi, che magari siete un po' meno, siete un pochettino più concentrati sul gioco, sappiate quello che ci dovremmo aspettare per Fortnite. Oramai, ragazzi, è chiaro, è chiarissimo quanto il team di Epic Games stia lavorando di brutto per tenere forza al suo capolavoro, continuando ad implementare roba nuova per quello che riguarda le armi. Abbiamo visto questa mattina che nei file di gioco sono state recuperate delle stringhe di codice relative allo Zapatron. Ve la ricordate quell'arma che c'era l'anno scorso, che poi è stata tolta, che in poche parole è una specie di cecchino ambiguo che tira raggi laser. Oggi, ragazzi, non potevo non mettere all'opera il mio grande team di produzione e ricerca. Ragazzi, siamo meglio della NASA. Ovviamente tutti quelli su Telegram e il Fabione, che rimane sempre su Instagram, non sappiamo bene perché non si sposti su Telegram, hanno trovato, ragazzi, dei file inerenti a dei nuovi outfit che prestissimo potremo ottenere per i nostri personaggi, per le nostre skin di Fortnite. È una roba veramente incredibile. C'erano dei rumors effettivamente fino a qualche giorno fa, ma con queste nuovissime stringhe di codice devo dire che la cosa è assolutamente confermata. Ragazzi miei, mi tengo pronti, 3, 2, 1, Skrill! Vado via. Dai, Xuders, dai, io voglio su qua che voglio vedere la roba. Mi manda su i codici. Sì, mando su sempre i codici, ragazzi, perché questi codici sono assolutamente sdrolk. Che non so bene cosa voglia dire, ma voi immaginate che una roba sdrolk è veramente incredibile. Allora, andiamo a vedere. Queste, ragazzi, sono righe di codice che sono state recuperate appunto nella sottocartella degli elementi del nostro personaggio, chiamiamola così perché non mi viene il nome in italiano, e leggendo dalla prima riga leggiamo favorite glider uguale 46 o probable. Il codice non ci interessa perché è un codice relativo al glider, che sarebbe il deltaplano. Queste cose che state vedendo, questi codici che state vedendo, ragazzi, sono le impostazioni di default quando noi mettiamo il deltaplano, ad esempio, che vogliamo che si utilizzi sempre quando entriamo in Battle Royale. Quindi se io metto, per dire, il deltaplano lì con la canoa dei vichinghi, quella roba lì enorme, quando noi lo impostiamo col doppio clic ci rimane sempre fisso, lo sapete benissimo. Quindi favorite glider in questo caso è relativo a un deltaplano che noi non sappiamo. La riga, anzi le righe che ci interessano, allora la riga sotto innanzitutto è quella che vale proprio tutto il video insieme alle robe che vi faccio vedere dopo che vi fate la caca nelle mutande, raga. Favorite hat è il nuovo cappello, ragazzi, c'è la conferma, arriveranno i cappelli su Fortnite, non sappiamo quando, sappiamo qualcosina, vedere dopo che cacchio ho visto. Sembrerebbe, ragazzi, che in poche parole tutte le skin che non hanno la testa scoperta, quindi chi ha le maschere, chi ha i cappelli appunto, chi ha solamente le maschere e i capelli, non è che puoi tenere le torte in faccia, potranno essere smembrate dalla skin principale ed essere attribuite ad una skin a nostro piacimento. Sembrerebbe sia così. Vi prego di prenderlo sempre con le pinze, ragazzi, perché non lo so, mi sembra un po' strano che la maschera del Rex, per dire, la puoi mettere nella skin del Noir. Non ho detto dei nomi a caso, vedrete più avanti nel video, ragazzi. Quindi cappelli, ragazzi, arriveranno. E non è finito,
Favorite loading screen è la schermata di caricamento preferita. Favorite map marker, qua non sappiamo ancora nulla, non abbiamo immagini, ma sappiamo che ci saranno dei cursori. Il map marker è praticamente quando vai a pingare un punto sulla mappa, no? Tipo quando devi decidere insieme al team dove atterrare. Adesso ci abbiamo i triangolini ambigui, presto avremo dei map marker personalizzabili. Ci sta, GG, una roba in più. Favorite pickaxe è il piccone preferito. Favorite spray è uno spray che... cioè, noi abbiamo gli spray, però effettivamente non abbiamo la possibilità di settarli di default. O meglio, vuoi vedere che vogliono separare la ruota delle emote dalla ruota degli spray? Ne parleremo più avanti. Adesso non saprei dirvi perché lo leggo insieme a voi. E poi ragazzi, quello... no, di qua. Quello di cui parlavamo questa mattina, ragazzi, Favorite Vehicle Deco. Sappiamo, ragazzi, che arriveranno anche le decorazioni per i nostri veicoli. Potremmo già settare una decorazione preferita, ad esempio, per il nostro Caddy. Ragazzi, guardate un po' cosa mi ha girato il Fabione. Porco Giuda, Scrighi! Guardate questo, ragazzi! Sembrerebbe il cappello dell'elfo. Non so bene se sia lui o se sia quello, ma il Fabione ha trovato questa immagine nei file del gioco, che è stata inserita da meno di 2 giorni. Quindi il cappello dell'elfo potrebbe essere uno dei cappelli che verranno resi disponibili, non si sa, probabilmente nello shop. Ovviamente ci starebbe, se ci stiamo un po' a pensare, in modo da non ripetere, cioè non è che metti 2 emote nello shop, 2 skin, ci sta che magari metti un emote, un cappello, un paio di skin, il piccone, giusto per farti spendervi i soldi, nel senso, lo sappiamo. Quindi questo, ragazzi, è come si dice, devo metterla grande perché devo farvi vedere una cosa che vi fa fare una roba incredibile, dove voi pensate, ragazzi, l'avete visto nella copertina, ve lo faccio rivedere meglio, guardate che cosa è saltato fuori, ed è in italiano, ragazzi, guardate che roba. Cacchio, come cacchio è possibile questa roba, ragazzi? Allora, questa io non la commento neanche, nel senso, questa è una roba incredibile, ragazzi. È la skin alla deriva con il cappello dell'investigatore, che ha una rarità leggendaria, ragazzi, non epica come l'investigatore. È incredibile, ragazzi, è incredibile come stiamo vedendo la skin, in questo caso alla deriva, è equipaggiata con il cappello dell'investigatore. E sopra qui, ragazzi, vediamo la maschera del vichingo, la maschera del coniglio pasquale, il cappello di una skin femminile che non ricordo da dove arrivi, il cappello del tizio di Natale, la maschera del nostro cacciatore dei cieli e il cappello del Masachama Randagio. Non me lo ricordo, mi sembra Randagio. Ragazzi, una roba veramente incredibile. Noi non sappiamo come, quando, perché, da dove arriva. Cappello nero utile per andare a pesca o passare inosservati. Fa parte del set noir. Beh, ragazzi, io direi che abbiamo veramente visto robe allucinanti che faranno diventare i nostri personaggi allucinogeni. Io vi dirò sicuramente, appena sapremo di più, tutto sui cappelli. Voi adesso lasciate un bel pollicione se vi è piaciuto il video, mi raccomando, raga, mi raccomando, sembra una stupidata, ma iscrivetevi al canale, raga, è importante. Tanto GG per la sedia che è rimasta qua per tutta la registrazione, l'abbiamo spostata adesso, c'era una sedia. Vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale, mi raccomando, se entro questa sera arriviamo a 72.200 iscritti, uno di voi si porta via un bel buono da 10 euro. Noi ci vediamo in live. Ciao!